Questo video lo inizio con una bellissima inquadratura dei miei misciotti. Ciao! Ed eccoci qua con la seconda ed ultima puntata di febbraio di Danza con Joe. Come state? L'episodio scorso ve lo siete perso, ve lo lascio alla fine del video. L'argomento di oggi riguarda appunto i gatti, ma pensa un po', perché oggi è la giornata nazionale del gatto. Auguri a tutti i nostri micettini! Quanti di voi hanno dei micettini? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Per la giornata nazionale del gatto ho pensato, dato che oggi corrisponde a Danza con Joe, di elencarvi 5 balletti o estratti di balletti che abbiano a che fare con i gatti. Il primo pezzo che vi propongo è uno dei miei pezzi preferiti, di uno dei miei balletti preferiti classici, il passo 2 del gatto con gli stivali con la gattina bianca all'interno del balletto di Tchaikovsky, La bella addormentata. Bellissimo quel passo 2, da piccola l'ho sempre adorato, anche se da piccola piccola io lo associavo troppo alla musica della strega cattiva di Malefica, del cartone della Bella Addormentata della Disney, che ha ripreso le musiche e non so per quale cavolo di motivo ha utilizzato la musica del passo 2 dei gatti per fare il jingle di Malefica. Perché nel balletto ha delle così belle musiche così cattive, così non so per quale motivo Walt Disney abbia voluto utilizzare quella del gatto. Perché? Cioè, perché sta così bene con i gatti? Perché la devi mettere sotto Malefica? Comunque, passo 2 molto carino, andatevelo a vedere. Il secondo pezzo che vi vado a proporre è un personaggio che ritroviamo non solo all'interno di un balletto classico, ma anche all'interno di un romanzo, di un film, di un cartone animato, anzi di più film e più cartoni animati. Sto parlando dello stregatto, del balletto Alice in Wonderland, del Royal Ballet. Il balletto in sé è molto molto pittoresco, richiama moltissimo la favola, coloratissimo, e io prima o poi lo dovrò andare a vedere perché mi ispira veramente tanto. Il personaggio dello stregatto comunque richiama moltissimo sia quello del film che quello del libro. Lo stregatto che tutti conosciamo, il gatto di Cheshire, ideale per festeggiare la giornata di oggi. Numero 3. Un intero spettacolo vi propongo e indovinate un po', è anche uscito il film quest'anno, il film è in sala proprio al cinema, e sto parlando del musical Cats. Il musical Cats non potevo assolutamente non nominarlo nella giornata di oggi perché parla praticamente solo di gatti, quindi mea culpa, purtroppo non l'ho mai visto per intero. So la colonna sonora qual è, non mi ha mai ispirato particolarmente nonostante io ami gatti. Compenserò questa mancanza prima o poi e cercherò di vedermelo tutto. Parlando sempre di musical, alla postazione numero 4 abbiamo il musical del Re Leone. Ma giocate Buzz Rider, noi non abbiamo dei gatti all'interno del Re Leone. E i leoni cosa sono? Sono dei gatti giganti, ovviamente, sono i cugini dei gatti, quindi perché non dobbiamo festeggiare anche loro in questa giornata nazionale del gatto? In questo spettacolo, che è un musical, ovviamente ci sono anche tanti tanti pezzi ballati. È uno dei musical che voglio andare a vedere assolutamente una volta nella vita. Sono arrivata tanto così dal vederlo quando sono stata a Londra nel 2016, ma costava veramente tantissimo ed era andato in sold out. Comunque prima o poi lo andrò a vedere perché è veramente molto bello, accurato e merita secondo me. La quinta cosa che riguarda i gatti e la danza che vi voglio proporre non è un balletto, non è una variazione, non è un personaggio di un balletto, non è un musical, non è un film ballato. Niente di tutto questo. Sono arrivata un po' in difficoltà a questa postazione numero 5, ma poi mi è venuta l'illuminazione. Nella danza esiste un passo che si chiama Pas de Chat, ovvero letteralmente il passo del gatto, che adesso vi andrò a mostrare nelle tre versioni che ci sono. Ok, sì, non ho né l'abbigliamento né la mettono le braccia in terra, comunque ovviamente si possono mettere in una posizione, io l'ho studiato
mettete le braccia in terza col braccio corto nella direzione di viaggio. Si parte con la prima gamba che andrà dietro che fa a sentire, dopodiché si aprono e ritorno in terza. I piedi quasi si toccano. Il terzo invece, che è quello un po' più avanzato perché è più difficile, è il Padeshasana, lo stesso principio del Padeshasana semplice, ma la prima gamba sviluppa in seconda mentre l'altra si raccoglie, dopodiché si atterra sempre in terza. Ovviamente fatto bene, seguito bene, mi dispiace. Siamo giunti alla fine del video, vi ho ispirato, vi ho fatto venire in mente altri balletti che riguardano i gatti? Quale di questi 5 passi barra balletti barra musical barra film barra variazione vi piace di più? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti e soprattutto fatemi sapere se già le conoscevate o se le avete già eseguite. Noi ci vediamo con i prossimi Danza col Joe il primo e il terzo lunedì di marzo, mentre il prossimo video sarà una box review il 24 febbraio. Seguitemi su tutti i vari social che troverete qua nei link qua da qualche parte e anche qua sotto nell'info box. Commentatemi, contattatemi e sostenetemi. Sono aperta alla collaborazione, fatemi sapere magari mandandomi una piccola email. Noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio!